Sette testimonianze, sette tracce della memoria da divulgare, con la forza che solo racconti diretti possono avere. Sullo stesso palco sette vittime dirette ed indirette di attentati terroristici come Marina Orlandi, vedova del professor Marco Biagi, assassinato dalle nuove Brigate Rosse, o Caterina Chinnici, figlia del giudice siciliano Rocco, ucciso dalla mafia. Oppure dalla violenza di banditi comuni come l'agente di polizia Mirko Schio, vivo allora per miracolo ma condannato alla carrozzina. Il Memory Day o giornata della memoria organizzata dal sindacato di polizia COISP e dal comune di Venezia ha portato al Palaplip di Mestre centinaia di studenti di 14 istituti superiori che hanno ascoltato a lungo le testimonianze e poi hanno chiesto a loro volta. Sono emersi vari temi, no? La trattativa Stato-mafia, cosa ha portato la legislazione antimafia, cosa ha cambiato rispetto a 20 o 30 anni fa, il tema delle vittime di Stato nel senso di azioni sbagliate dello Stato, oppure la conoscenza di ciò che succede all'estero dove ci sono missioni militari, una curiosità ricca, importante, che va coltivata e a cui bisogna dare risposta nella scuola ma anche nella nostra comunità. Non è una giornata ma è un percorso completo. Assolutamente, comincia oggi, c'erano solo le delegazioni di 14 istituti superiori, le quali poi sono venute appunto per poter fare questo percorso all'interno dei loro istituti e i lavori verranno presentati il 23 maggio 2014 nel Memory Day più completo e coistituzionale. Gli studenti hanno raccolto le testimonianze dirette per creare degli elaborati, testi, filmati o qualsiasi formato artistico che verranno poi inviati dalle scuole entro il prossimo mese di aprile ad un'apposita commissione che li valuterà e classificherà in vista del Memory Day di maggio.